Buonasera a tutti, sono dottoressa Federica Parfiri e intanto insomma sono contenta al solito di essere invitata da Franco in questa conferenza perché diciamo vivo l'associazione vegetariana, sono il progetto Nutrizia, quindi organizziamo con Alessandra D'Andrea che adesso dovrà scappare via. I nostri abbiamo insomma un percorso di cucina che ormai chiamo percorso di cucina per la salute, sono 20 anni che conduco questo corso e qui insomma abbiamo sicuramente la storia più radicata in cui si svolge circa 2 o 3 volte all'anno a rotazione. E quindi contenta di essere qui. Dicevo dottoressa in scienze motorie, vi racconto qualche cosa di me perché così entriamo proprio nei perché degli argomenti. A me piace andare dentro, guardarvi dritti negli occhi e attivare veramente qualcosa. Allora, appunto, ormai 30 anni fa mi sono laureata, perché qui gli anni vanno avanti, anche se ci manteniamo in forma, mi sono laureata in scienze motorie e comunque, appunto, praticando poi yoga e dedicandomi allo studio delle filosofie orientali, io sono anche una shiatsuga e appunto faccio corsi di consapevolezza alimentare. E ho sempre avuto quindi un approccio per queste discipline veramente olistico e ci ho tenuto da sempre a mantenere le 3 attività perché la salute secondo me è prima di tutto integrazione. Oggi è una parola che inizia ad andare di moda, siamo contenti, però insomma ci tengo a dire che l'integrazione non è che si fa, è un modo, una capacità di ragionare, di vivere le cose. E quindi salute appunto è integrazione tra l'aspetto corporeo, l'aspetto psicologico e l'aspetto spirituale, filosofico. Molto spesso non ci rendiamo bene conto cosa vuol dire questo aspetto spirituale. Innanzitutto è quello che noi come immaginiamo la realtà, che valori diamo a questa realtà e quindi è un po' quella che io chiamo l'attitudine mentale, che è il colore che dà ogni cosa per ognuno un suo proprio colore. E questi aspetti sono, secondo me, così connessi che è impossibile separarli. Ed è soprattutto impossibile separarli quando parliamo di alimentazione. Cioè, non possiamo pensare di parlare di alimentazione solo di conteggi matematici, di teorie, eccetera, eliminando l'aspetto psicologico e sociale, perché sono fortemente incidenti nel nostro scelta alimentare. E quindi dico, non neghiamoli, raccontiamoci un po' di verità, la verità fa crescere. E quindi con questo approccio siamo qua dentro. E allora vi inviterò. Proprio voi che insomma mi sembrate le persone portanti di questa associazione, quindi che la frequentate, quindi che sicuramente conoscete i principi generici, perché insomma sappiamo quali sono e li conosciamo tutti, vi invito magari a metterci un po' in discussione, a vedere un po' quell'integralismo di cui siamo spesso criticati, giustamente, perché ogni tanto siamo veramente un po' troppo integralisti, prima di tutto con noi stessi, e quindi immaginiamo sugli altri quanto ne facciamo. Vediamo se abbiamo voglia un po' di ridere delle nostre esagerazioni e così cercare di crescere davvero. Allora, queste sono delle diapositive che vogliono avere veramente solo, si accende il fuoco, mi spoglio, l'emozione sale, e sono veramente delle diapositive informative, più evocative diciamo che non informative.
Direi la prima parte vuole essere proprio un po' un'immagine su cosa veramente oggi dobbiamo fare attenzione, perché ecco, facendo tante conferenze informative, molto spesso le persone hanno proprio bisogno di sapere le cose centranti. E quindi vedremo un po' bene cosa eliminare e sappiamo bene tutto. E poi ci dedichiamo un po' di più invece a cosa possiamo mangiare e mi farebbe piacere, se è il vostro interesse e quello che dovrebbe essere della conferenza, insomma, proposta, portare queste teorie nella pratica, cioè in questo piatto alla fine, che ci devo mettere, come deve essere messo, quanto ce n'è, perché poi mi sembra che le difficoltà che specialmente incontrate voi da soli a casa sono quelle che sono più difficili da gestire. Quindi vi vorrei poter essere d'aiuto in questo senso, cercando di fare un continuo lavoro tra ciò che è giusto come principio e come questo principio viene realizzato. Perché la difficoltà oggi è semplicemente questa, eh? Fare la realtà di tante belle idee. Tutti abbiamo belle idee, tutti. Con chiunque parliamo, tutti vogliono partire da bei principi, eccetera. Questi principi, per essere veri, devono diventare realtà. E questo è il passo sicuramente più difficile. Quindi anche ricette, proviamo a condividerle, proviamo a dircele un po' insieme. Va bene? Ok. Allora, alimentazione e salute. Mi pare che ci stiamo arrivando abbastanza a questo tipo di affermazione. Qualche anno fa dovevo tirare fuori nomi, dimostrazioni, studi scientifici. Mi pare che ormai è ben chiaro, è ben evidente la relazione tra alimentazione e salute. Salute, vi prego, questa con la S maiuscola. Quindi salute, ripeto, no, non è un semplice stato di benessere psicofisico, come ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché non è uno stato fisso. Stare in salute non vuol dire io sto sempre bene. No, 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 no. La salute è vita, la salute è qualcosa di dinamico. La salute è una messa in gioco continua, è proprio il verbo della nostra vita, ma è in questo senso. Quindi ci sta pure che incontro una difficoltà, e come l'affronto quella difficoltà? E quindi è un po' questo, guardo quella difficoltà solo da un punto di vista, oppunto inizio a considerare, beh, una cardiopatia, un qualsiasi problema fisico, quale potrebbe essere una relazione più ampia, per esempio l'aspetto psicologico, quale potrebbe essere una relazione più ampia? Quindi alimentazione è salute in questo senso. E se iniziamo a vederla così, è anche più semplice, perché questa salute con la S maiuscola è anche la salute dell'ambiente. Allora uno dice, allora le cose si complicano? No, si fanno più semplici, perché ciò che va bene per me va bene per l'ambiente, ciò che va bene per me va bene anche per mio figlio, ciò che va bene per mia nonna. Infatti, voi che siete già all'interno di una scelta alimentare, che già praticate o cercate di praticare, di orientarvi, avrete intanto scoperta una cosa fantastica, cioè l'alimentazione che fa bene alla salute mia e dell'ambiente è una. Non è che ci stanno 2000 diete, 2000 storie, quelle sono sempre le 2000 chiacchiere dell'essere umano. Poi certo possiamo sperimentare un periodo questo, un periodo, ma in linea di massima le indicazioni sono quelle. Invece tante volte ci andiamo, che alimentazione per le cardiopatie, che alimentazione. Poi certo oggi ci stiamo studiando di più e stiamo dando delle indicazioni anche di più, ma veramente è vincente, veramente fa riflettere tanto. Il fatto che per stare in salute è una l'alimentazione, a
base di cereali integrali, ortaggi e verdure, i nostri legumi, le frutte secche e semi-oleose. Questa fondamentalmente. Quindi non è poi così tanto complicato, se iniziamo a togliere soprattutto dalla nostra testa i pensieri di troppo, quell'agitazione dell'essere umano, è quella che ci frega. L'alimentazione fondamentalmente è questa ed è vincente su tutte le malattie. Ci rendiamo conto? Allora questa è salute. Allora questo mi fa capire che è un'alimentazione sana e seria. Ok? Bene. Allora, come mai oggi è... Oddio, avrò spinto quello giusto? Tu lo sai, per caso con la pagina, perché... Allora, accendi un altro ma non hai messo modalità presentazione? No, ah, non lo so, me l'ha messo Franco Scia. Franco Scia. Non è modalità presentazione. Perché abbiamo tolto il... evidente cibo, alimenti nutrienti, sicuramente dalla terra, quindi un rapporto facile e diretto tra uomo e terra. Oh. Cioè, vedete che contrasto nell'immagine, l'immagine di prima e l'immagine adesso? Allora, qual è l'altro discorso importante? Che oggi è indispensabile un cambiamento alimentare, perché tanti dicono che pizza che siete voi vegani, ma prima stavamo bene, io mangiavo tutto, mia madre che mangiava tutto, sì, prima. Oggi non è possibile. Mi dispiace, io sempre mi dispiace tantissimo, io vorrei dire solo cose belle alle persone, non vorrei dare dei dispiaceri. Però lo devo dare questo dispiacere. Non possiamo mangiare quello che mangiavamo prima. Non è possibile. Non è lo stesso alimento. Non ha lo stesso potere nutriente. Al di là anche del fatto quindi etico e morale, mangiare carne e non mangiare carne, il pollo di prima comunque era un pollo. Quello di oggi è un pezzo di plastica. Perché se pretendiamo che tutto il mondo... Perché il pollo, se avete viaggiato un po', ragazzi, lo trovate nel terzo mondo più disperato, magari secchissimo, ma il pollo, o meglio le cosce di pollo, le troviamo dappertutto. Allora, se vogliamo avere e sfamare tutto il mondo con queste cosce di pollo non saranno più quelle di un pollo vero e come tale non avrà la forza di nutrirci. Quindi il discorso veramente importante oggi è veramente questo. Al di là della salute, di ciò che è giusto, di ciò che è etico, eccetera, io trovo anacronistico proprio continuare con una vecchia alimentazione. Non c'è più dato, ormai dobbiamo fare tutti questa trasformazione alimentare. Assolutamente. E cosa ci troviamo? Ecco qui quello che ci troviamo. Chiaramente questo, se lo vediamo, ci dà subito un'aria di non esserci cibo. Potrebbero essere dei giocattoli, guardate che carini, colorati, divertenti, ma non qualcosa da mangiare. D'altronde è il prodotto figlio, di ciò che sta a fianco dall'altra parte. Tanto qui è nero, cupo, inquinante, tanto il prodotto che ci viene dato come sarà? Bello, pulito, fatiscente, perfetto, con queste etichette. Tu stai mangiando? Questo qui, ragazzi, è la merendina dei nostri figli, dove c'è scritto: bene, tu oggi stai mangiando la tua dose giornaliera di calcio, sapendo che mangiando
questa merendina, tu stai prendendo tutto il calcio di tue necessità, stai tranquillo, continua così che stai andando alla grande. Queste sono le verità. Però ragazzi, su questi livelli è anche abbastanza evidente in qualche maniera. E vorrei aggiungere un'altra cosa in questo ambiente. Prego, cara. Che questo magari è cibo vegan. Eppure è una grande zozzeria. Ve l'ho detto, questo è un po' il mio stile, provocarvi un po', però proprio qui dentro io voglio dare queste informazioni, perché spesso facciamo, e quindi è quello che, a cui vi ho invitato all'inizio, a metterci un po' in discussione. Facciamo tanti vegani, facciamo tanto i sapientoni, facciamo tanto tutti quella che sappiamo noi, cos'è la cosa migliore. Sì, sì, tu continua a mangiare tutto, poi vedrai tra 5 anni come starai. Lanciamo queste cose che delle volte sono un po' pesanti, secondo me. Io sono vegana, questo è il mio lavoro, quindi immaginate se non condivido queste cose, ma non mi permetto di dire a un poraccio, perché per me è veramente un poverino, una persona che non riesce a trasformarsi, perché so quanto è difficile trasformarsi nell'alimentazione, non mi permetto di infierire. E guardiamo quanta immondizia mandiamo giù pure noi solo perché è vegan. Patatine, primo cibo cancerogeno al mondo. Ah, le patatine, raga. Antonello, immagino che vedo gli occhi sbarrati. Certo, ma vedo un bel ragazzo, immagino che farai qualche aperitivo e come minimo quella ciotola di patatine, andiamo tutti là. Ci piacciono, siamo abituati a quel sapore. Uno dice, vabbè, faccio un peccatuccio. Ma non ci rendiamo conto di quanto grande lo stiamo facendo sulla nostra salute e sull'economia del mondo. Allora a fare i vegani fanatici magari ogni tanto pensiamoci un attimino, perché guardiamo tutte queste altre cose, perché questi sono i grandi rischi che passiamo, e più andiamo avanti, più il mondo si trasforma e più ce ne daranno di queste fregature. L'altra grande fregatura che andiamo a prenderci noi spesso ormai, quindi vedete questo? Questo, se vedete, è anche tutto cruelty free, e non contiene proteine animali di alcun genere. Eppure è il famoso jungle food, cibo spazzatura, cibo immondizia. Allora, il discorso molto chiaro è questo. Prima di essere vegani, vegetariani, fruttariani, tutte le cose bellissime che vogliamo fare, iniziamo a togliere l'immondizia dalla nostra tavola, soprattutto dalla nostra casa, ok? Iniziamo a fare questa operazione, come? Chiedendoci: ogni cibo è un cibo questo o che cos'è? Perché spesso noi cerchiamo un cibo, ci sembra un cibo da come ci è venduto. Il classico esempio del succo di frutta, mi dispiace che Alessandra sia dovuta andare via, come vi dico, con 2 corsi sempre con lei, perché poi lei su questo è veramente specializzata e preparatissima e ce lo spiega sempre molto bene. Noi andiamo a prendere il succo di frutta perché vorremmo un po' di frutta e invece tutto c'è lì dentro, meno che il succo di frutta. Quindi dobbiamo proprio informarci, svegliarci, ragionare ed uscire fuori dai binari dei principi, perché lì restiamo intrappolati tantissimo e ci fregano proprio su base di questo. Un'altra cosa, oggi vegetariani o no, non un po' tutti si stanno stancando di questa carne, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per fortuna, ha cominciato a dire, ma insomma, sta carne non è che faccia troppo bene, ha fatto affermazioni un po' ambigue, perché un po' lo doveva dire, un po' però non lo voleva dire troppo, e si è capito o non si è capito, però tutti quanti hanno capito che tutto sommato mangiare la carne tutti i giorni non è che ci faccia questo gran bene, e quindi c'è un po' la voglia di diminuire un po', però grande dilemma. Che me mangio?
se non mi mangio il secondo? Che mi mangio? Allora, un'altra cosa dove stiamo cadendo tantissimo nella trappola sono questi hamburger vegetali, vegani e via dicendo. Ragazzi, lì troviamo il peggio del peggio. Io vengo dal mondo orientale, immaginate la soia, vengo proprio dagli studi della macrobiotica, quindi quanta soia ho mangiato, diffuso e divulgato. Oggi soia e mais sono praticamente OGM. Senti, ma anche biologici. Sono praticamente OGM. Tutti, anche quelli biologici, dove c'è scritto non OGM. Ora vediamo, ci ragioniamo un attimo. E quindi scegliere quei prodotti mi fa paura. Allora, io per esempio, che utilizzo ancora tofu, ma con grande moderazione, seitan, una volta al mese ho visto il tipo, la salsa di soia, cioè praticamente che ho fatto? Mi tengo, e educo nei corsi a questo, a tenermi i prodotti a base di soia della tradizione orientale. Perché? Perché quei prodotti lì sono prodotti fermentati interessantissimi per arricchire la nostra flora batterica. Cerco di prenderli solo bio, solo certificazioni serie, quindi solo il massimo della qualità, e me lo tengo solo lì. Va bene, ok. I pesticidi? Ci sono le truffe anche, anche lì ci sono i pesticidi. Allora, iniziamo pure qui a ragionare per ampie storie. Nel bio ci stanno le fregature? Certo, le fregature stanno dappertutto, ragazzi, ma ancora siamo a farsi gli sforzi? Ma ancora non abbiamo capito che ognuno pensa alle saccocce sue e cercherà di farsi gli affaracci suoi? Questa è la realtà. Dopodiché facciamoci due conti. Tutti vogliono fregare? No! Rilassiamoci un po', non è che tutti ci vogliono fregare, ok? Ci sarà chi è furbone e chi lo può meno. Allora sta anche a noi fare questo, cioè pensare che tutto è una fregatura, che tutto ha, appunto, siamo in una visione del mondo, quella che vi facevo all'inizio, forse quella parte, quell'aspetto spirituale sta un po' troppo chiuso, impaurito, che sta succedendo? Allora forse dobbiamo lavorare più su quello che sul discorso alimentare. Che tutto il mondo ci vuole fregare, questo è veramente troppo, che tutti sono cattivi e che tutto è, non lo so, se siamo così, ripeto, ci sta bio e bio, ci sta il bio serio e ci sta il bio non serio. Esistono anche in materia delle certificazioni e soprattutto c'è da stare svegli, il discorso è questo, noi vogliamo la verità non esiste. Noi vogliamo sapere una cosa che è quella, ma lì c'è scritto quello, c'è scritto che bio, può darsi di sì, può darsi di no, sperimento, provo, ci credo fino a un certo punto, mi confronto, no, non mi freghi più, questo non lo mangio più, basta, cambio strada. La salute è questo movimento, questa dinamicità, se noi siamo lì, fermi, piazzati, seduti e vogliamo sapere cosa è fatto bene e cosa è fatto male, ma chi ce lo fa fare a fare sta vita oltretutto? Non avremo mai risposta. E le cose si stanno trasformando continuamente, specialmente questo campo alimentare, perché si sta trasformando il mondo, le informazioni si stanno trasformando. Io che un po' appunto vengo definita nelle terapie alternative, adesso vado ai congressi medici, siamo chiamati terapie biointegrate, non ci chiamano più alternative. Cioè tutto sta cambiando e quindi sta a noi stare un po' al passo. Con Alessandra il nostro corso ogni volta un po' cambia, perché ogni volta rivediamo anche degli alimenti, no, questo non si può più mangiare veramente, bisogna eliminare, bisogna, questo è. Allora, tutto il bio è una fregatura? No.
Io mi faccio consegnare il bio a casa, a domicilio, perché sono una di queste donne isteriche con i figli, il marito, il lavoro e 2000 cose, e ho trovato questa soluzione oggi nel 2000. 10 anni fa pensare di farmi consegnare la spesa a casa sarebbe stato impossibile, prima di tutto per me. No, 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 io devo andare al supermercato, al mercato, devo toccare, devo vedere, devo fare. Quindi apriamoci, confrontiamoci e vediamo. Il bio ha un suo intento e sarà sempre più bio. Chiaramente ci saranno tanti furboni che per guadagnare ci andranno sempre di più. Facciamo la differenza, le differenze ci stanno. Come chi lo dice? Innanzitutto ci stanno delle certificazioni. Sì, ma a volte le certificazioni vengono pagate dallo stesso. E lo so, a volte non diamo, non facciamo tutte le cose uguali, sennò è inutile che stiamo proprio a parlare. No, vabbè, oggi è una cosa di fatto. È una cosa di fatto, come tanto di fatto deve essere la nostra capacità di saper scegliere. Non è così facile, non è possibile. Cioè, in base a quale criterio? Cioè, io che capacità ho di poter capire se quello è buono o non è buono, io non ce l'ho. La stai facendo, ti stai informando. Sì, ma come facciamo? Ti stai informando. Allora, per il bio intanto ci sono delle analisi che fanno, chiedete al produttore biologico di vedere l'analisi. Ma mettono una certificazione. Ma non è sempre così. L'abbiamo visto, oh ragazzi, scusate, ma fatemela dire pure qui. Reporter dice una cosa, tutti. Oh, adesso ha fatto il programma Reporter. Sì, ha messo in evidenza delle cose, ma mica esiste solo quella realtà. Ma quando è che ci vogliamo svegliare un po' veramente? Allora, oggi la difficoltà più grande è saper scegliere. Sono con voi, ma è quella la difficoltà, è quello che dobbiamo imparare. Togliamo delle cose per capire come scegliere. Andiamo. Andiamo sul pratico. E ci stiamo. Siamo pronti ad accogliere, invece, mi viene da dire. Perché se già sappiamo a priori ciò che è giusto e sbagliato, questa non è una messa in discussione. Non saremmo qua se lo sapessi. Benissimo. E allora è questo. Quindi dicevamo, appunto, stavo dando le cose pratiche. Non crediamo a questi hamburger che oggi ci stanno dando, vegetariani, c'è tantissima richiesta di cibo preconfezionato e preprodotto, e lì abbiamo tante fregature. Per esempio, un grande metodo è partire noi e cucinare noi. Fare una grande selezione noi a casa della nostra spesa, e ragazzi, se a casa mangiamo bene e ci prepariamo noi e quindi scegliamo noi la materia prima, noi siamo già all'80% della salute, perché la salute del nostro corpo, il nostro corpo così come può ammalarsi, sì, ma c'ha una grande capacità di salute. Si può permettere di uscire fuori di casa minimo una volta a settimana, mangiarsi di tutto e comunque mantenere un ottimo stato di salute. Se a casa abbiamo già fatto quel tipo di selezione. Quindi questa è già una grande fetta di selezione che possiamo fare. Attenzione a cosa? E quindi l'abbiamo già detto intanto a qualcosa. L'altra grande fetta di attenzione è proprio qui. Pane, pasta, pizza. Uno dice, ma come? Pane, pasta, pizza fa male. Allora, vedete qual è la differenza? Vedete quello che vi voglio far dire? Qui Federica sta dicendo che la dieta mediterranea fa male, ci mancherebbe altro, ad oggi è la più riconosciuta. Bisogna vedere da che materia prima parto, da che tipo di prodotto, dalla qualità del prodotto. Capite che quindi è proprio un modus di ragionare su cui dobbiamo un attimo rivederci. Perché nessuno si permette di dire che pane, pasta e pizza fanno male. Come stanno ad oggi, come sono combinati oggi, purtroppo dobbiamo arrivare a dire questo. Che quindi prodotti e cereali così raffinati ormai stanno, non so, sono quasi dei veleni nel nostro corpo.
E quindi dobbiamo fare una grande attenzione nella selezione, nella qualità. Allora questo vuol dire che non devo mangiare pane, pasta e pizza? Beh, io lo sento dire da molti anche di non mangiare tutto questo. Io non sono per niente d'accordo, sinceramente. Faccio una grande scelta di qualità, ma non sono per niente d'accordo. La storia va bene, si prende, si rinnova e diventa il mio futuro. Ma che devo cancellare tutto, perché? Sento dire, ah, il glutine è un veleno. Il glutine oggi è un veleno, perché sono 2000 anni che ci insacchiamo di glutine e purtroppo oggi vengono coltivati, sappiamo bene, dal Canada, neanche più dall'Italia e via dicendo, dei grani che forse non so più neanche grani, per cui è a questo glutine che mi fa male, ma non che il glutine fa male, cioè siamo arrivati a dire forse delle cose che sono veramente un po' troppo estreme, secondo me, e che non ci fanno ragionare, ci portano in estremismi. Questi estremismi non ci fanno bene, non fanno bene all'essere umano, sotto tutti i punti di vista. Quindi arriviamo non a caso con una forte incidenza di intolleranze e di allergie al glutine, che sta aumentando sempre più, fondamentalmente dove? In Italia. Se andate in Cina non trovate quello, trovate intolleranze per il riso. Oh, ne mangiano di più e quindi quel riso hanno iniziato a produrlo su vasche, su ampie scale, con multinazionali e via dicendo. Ok, l'altro cereale su cui dobbiamo fare attenzione infatti è il riso. Perché? Proprio per questo motivo, perché è consumato in tutto il mondo. Allora lo elimino? No, non lo elimino assolutamente. Cerco delle qualità, restringo chiaramente, non sarà la magnata dei verdi di pasta, è chiaro, non la immaginiamo più nessuno, ma questo è... Questo è il ragionamento che dobbiamo un po' mettere in moto. Io sciacquo tutti i cereali integrali, anni fa non li sciacquavo, in questi ultimi anni li sciacquo perché esce proprio l'acqua marrone, quando faccio i corsi faccio vedere, proprio sporco. Quindi vanno lavati, vanno sciacquati. Parliamo di riso integrale biologico? Sì. Riso, io mangio solo riso integrale bio. Guarda, io mangio così da 30 anni e prima non li sciacquavo perché quello sciacquare possono perdere delle sostanze per invece adesso ho sentito che vanno. È proprio l'acqua marrone, credimi, cioè è il buon senso che se poi una cosa è tua e la vivi e la senti e ci stai dentro, ecco ragazzi, mano a mano, io lo so che all'inizio dovete fare proprio lo sforzo di confrontarvi, di leggere un'enciclopedia o di confrontarvi con Franco o con me o con Alessandra, ma andando avanti su questa strada si sviluppa proprio un senso di salute che è questo stesso che vi spinge nelle cose e che ci riporta al sano buon senso. Che io non so dove l'abbiamo messo questo sano buonsenso, dove è andato a finire. Quindi lo vedi proprio. Idem, la pizza non va bene, ma andrebbe benissimo, ragazzi. Adesso infatti, se vedete, c'è una ricerca di lievitazioni un po' più attente, venire a fare i nostri corsi, noi lavoriamo tutto con la pasta madre, che è una meraviglia, io mi mangerei solo la pasta madre quando apro quel... e sento quel profumo, sento già pane, sento tutti i lieviti, sento una meraviglia. Chiaramente mi compro solo delle farine, io chiaro che sono malata, mi comprerò farine integrali, biologiche, prese dal mulino, perché poi mano a mano uno no, si appassiona e quindi va alla ricerca di... Piano piano però, piano piano tutti questi passi li arriviamo a fare, adesso arrivo a acquistare 30 kg di farina a inizio anno, perché con la farina buona mi faccio il pane, mi faccio... siamo sempre lì, l'80% della mia alimentazione sto tranquilla sulla qualità di questi prodotti. Il problema è come faccio io a trovare la qualità, nella vita pratica, nella vita... natura sì.
Sono sicura della natura sempre? Non di tutto, certo. Dove vado? Dove vado in realtà? Dove vado? In città dove vado? Ci stanno tante soluzioni, inizia da Natura Sì, ci stanno 3.000 aziende dentro sì, Natura Sì. Tutta la verdura di Natura Sì è sempre passiva. Assolutamente, non sono io la prima che ve la consiglio. Vi ripeto, ci stanno distribuzioni, ci stanno piccole coltivazioni, stanno aumentando sempre di più. Ma non sono sicura perché se non mettono nessun prodotto quando coltivano, la lattuga non viene. Ma non è vero, signora. Lei coltiva la lattuga a casa e allora non lo può dire. Ma non è vero. Se non mettono un qualcosa nella terra non raccolgono niente. Assolutamente cattiva informazione. Io metto la lattuga nella terra e cresce senza niente. Ok, quindi facciamo attenzione alle informazioni che facciamo girare, soprattutto alle nostre convinzioni. Usciamo da questa cosa così, creiamo rapporti di fiducia e ridiamo fiducia a un venditore, dopodiché ti dà la fregatura. Ma guarda, mi dispiace, ma io a Rovelò non vengo più. Il fatto è che è difficile accorgersene, capito? Come fai a capire chi c'è la fregatura? C'è un sacco di porcherie e fa la schiumetta quando la lavi. Andate in tanti posti, vedete coltivato. Certo, dovresti andare al piede. Oh, per esempio. Devi avere tanto tempo. Piano piano, con calma, quanto vogliamo queste soluzioni pronte. Ma sai fatte? Che c'è che devi vedere anche la vita reale delle persone. Io sono una vita realissima. La difficoltà più grande è proprio per fare questo tipo di cucina, avere anche il tempo per farlo. Arrivare tu a casa, non è che vuoi mettere a fare. Si seleziona il tempo, ognuno lo seleziona. Io il sabato mattina preferisco preparare l'impasto, le lievitazioni, eccetera, piuttosto andare a fare un aperitivo, preferisco farmi il pane. Ognuno sceglie la sua vita, ripeto, è un problema solo di scelta. E soprattutto anche di andarci con calma, cioè in 30 anni sono arrivata a questa evoluzione. Io non sono partita 30 anni fa che non mangiavo, non sapevo neanche niente, sì, mi sembrava di essere, ma poi più vai avanti più ti accorgi di quanta attenzione devi fare e mano a mano le porti. Diamoci tregua, siamo buoni con noi stessi. Quanto siamo così con noi, con quelli, con... buoni, ma questi sono i primi ingredienti della salute, sono proprio questi. Scusate, ma io sono terribile, dico proprio le cose belle così, perché questo mi interessa, questa è la crescita, questo in verità è il mio lavoro. Farvi toccare i limiti veri, sono questi quelli che ci fanno poi... la vita difficile. Volete? Vi metto in contatto con Bio Solidale Distribuzione, vi fanno pure lo sconto e ve lo portano a casa. Poi se avete un problema inizierete a parlare e a vedere. Ma apriamo un rapporto, iniziamolo. Se noi siamo già... Bio Solidale? Loro sono, fanno base al mercato... A quello di qui vicino a San Giovanni? No, al... Circo Massimo, Circo Massimo. No, loro fanno solo una distribuzione, una rete di anche alla Caffarella. C'è anche alla Caffarella, ma ce ne stanno una marea, stanno vicino sotto... Vicino al Museo Allore, che è tutto inquinato. Vicino? Tutto è inquinata la terra, è inquinata l'acqua, è inquinata l'aria. Adesso ancora di più. Questo è evidente, mica saremo illusi che non è inquinato. L'intenzione del biologico è, quando noi li invitiamo nei nostri corsi, morto tutto, io non ho toccato. Quando li invitiamo nei nostri corsi, un vero biologico ha il progetto di far tornare la terra a terra. Ok? Quindi è già quello, è già quella l'intenzione, già vorrebbe semplicemente essere quello. Quindi non illudiamoci, io non vi sto dando l'illusione che la terra è tutto inquinato, che non è tutto stra-inquinato, no inquinato, stra-inquinato. Ce l'ha detto Franco, tra un po' ci andremo a comprare il vaccino per l'inquinamento. No, tutti i vaccini, per carità, disinformazione. Appunto, ok, appunto, hai capito quello che sto dicendo, ascoltatemi bene.
Quindi, allora, su questo filone facciamo tanta attenzione, perché alla fine noi facciamo tante, ma queste cose ancora ci mangiamo. Io spesso vedo vegani che mangiano insalatina, pasta bianca e un dolcetto dopo. Il massimo del peggio per la salute, ragazzi. Allora, io questa critica sto portando, se avete voglia di vedervela un attimo. Perché non è quella, non dovrebbe essere quella un'alimentazione che nutre noi né nutre l'ambiente. Ed ancora, ce l'ho fatto. Assolutamente no a quest'altra storia, che non è vegan, è veganissima. Di che parliamo? Formule chimiche? Ma non so, perché la cucciniglia è quelle rosse. Formule chimiche, e qui ometto, non lo so, non ho commenti, non so come le vogliamo chiamare queste cose. Allora, le famose merendine, i famosi snack, sono questi i cibi che ci fregano. E qui mica siamo a dire, ma che è biologico, ma che è? Questi ce li ingurgitiamo di nascosto senza farli vedere neanche a noi stessi, perché magari ci sentiamo. Questi alle feste, quando si fanno. Le macchinette, quelle dentro uffici, ne stanno questi. Ai nostri figli, il cibo peggiore, purtroppo, è per i bambini. Il cibo peggiore. Ok. Allora, su questo dobbiamo iniziare a fare qualcosa veramente di diverso. Dobbiamo iniziare a ribellarci, e dobbiamo veramente iniziare a dire no. Ed è una grande fatica, perché ci dobbiamo confrontare con nostro figlio, perché gli dobbiamo spiegare. Vabbè, guarda, quando esce la festa la compri, se c'è una Coca-Cola te la vuoi pure bere, ma io a casa la Coca-Cola mi rifiuto di comprartela, perché non ti fa bene, mamma vuole il tuo bene. Quindi ti faccio una cosa buona. Del corretto al bar che ne metti? Anche quei veganotti, poi io ci ho provato un paio di volte a assaggiarli, sinceramente, ecco, è forse un cornetto normale, non lo so, a meno che, perché? Perché lì rischiamo una marea di grassi, che sono l'altro grande problema dell'alimentazione in genere. Ok, è questo, capito? Cioè, andiamo oltre, iniziamo a fare ragionamenti di questi tipi, se no non saremo mai autonomi e continuano ogni volta a fregarci per bene. Ok, criteri. Beh, uno dei criteri nelle scelte, acidità, alcalinità, a quasi 100 anni. 100 anni il premio Nobel, fu riconosciuto come premio Nobel e aveva scoperto che probabilmente l'acidità crea quell'ambiente tale che riescono a proliferare delle malattie o meno. Come faccio? Mi faccio sempre l'analisi del sangue? No, la cartina sul nasone con l'urina la mattina, ragazzi, visto che volete medici pratici, per misurarci la nostra acidità. Non la prima urina, meglio la seconda. Per un periodo compriamo una cartina e miseriamo e valutiamo. E vedrete quanto siamo acidi. Pure con la saliva, Con la saliva. Anche con la saliva? Sì. Interessante. Non so perché sull'urina c'è un po' un dibattito se deve essere acido o deve essere alcalina. Invece magari la saliva scarica tossine, quindi è ovvio che deve essere acido. Sì, vabbè, è un po' lungo il discorso sull'urina. Diciamo che la saliva è io dico una seconda urina della mattina già un po' più tranquilla. E se no la facciamo così. Questi sono i metodi per valutarci e per capire quindi come stiamo, ci stiamo muovendo. Per esempio. Dicevamo appunto attenzione agli oli e a questi grassi, quindi il cornetto, il veganotto, il veganetto, quello che vi pare. Che ci metto? Ma tanto è margherina vegetale. Andiamo meglio? Vabbè, questo non ne parliamo neanche, ok.
Sui grassi dobbiamo fare molta attenzione. Vi ricordo anche qui, ormai faccio dei riferimenti secolari, mi riferisco alla Burdig, questo medico in Europa che quasi ha un secolo anche lei, è stata la prima ad affermare e a vedere la tossicità dei grassi, a fare attenzione a questi grassi. Ma l'olio di girasole quindi. Quelle di Palma. Come si chiama, scusa, questa produttrice? La Budvig, non conoscete? Sì, la Budvig è interessantissima perché era una pediatra. Allora, considera lei russa intorno agli anni 40, 50. Sì, io faccio la colazione con la crema Budvig, sì. Bravissima, infatti io sempre anche queste creme crudisse, ma lei l'ha tirata fuori un secolo fa, l'hanno sperimentato, hanno tirato fuori un protocollo medico che è stato sperimentato, ma è eccezionale la Budvig. Quella però c'è un problema, perché lei consiglia di scioglierlo, per esempio l'olio di vino, no? Oppure i semi di vino macinati, nello yogurt, oppure un formaggio di capra, qualcosa. Apro la finestra. Io uso del tofu. Ragazzi, se no io uso lo yogurt di capra, tre cucchiaini per farlo scegliere. Se vuoi quello, però vedi la malleabilità che vuol dire. Io uso il tofu. Allora, stiamo parlando della crema Budvig, intanto per capire che è una di queste creme oggi possiamo definire crudisse. Quando lei l'ha inventato non gliene fregava molto del crudismo, del veganismo, eccetera. Era una pediatra, ha visto morire i primi bambini di tumore. Una persona, restiamo qui, appunto, ha parlato di grassi, come dicevo. Una persona che fa il suo lavoro con una grande passione vede morire nei primi anni 40-50 bambini di tumore. Dice: basta, voglio studiare il tumore nei bambini e trovare delle risoluzioni. Sarà fighissima perché si è fatta, lei stava a Ginevra, si è fatta consegnare quindi una partita di topolini e cavi che avrebbero dovuto sviluppare il tumore. Lei l'ha cominciata a dare granaglie, quello che c'era, stava in Svizzera, e questi topolini non sviluppavano il tumore, quindi a un certo punto chiama il laboratorio e dice: ma avete dato una fregatura? Perché questi, ma come va? Gli spediscono un'altra partita di topolini, quelli sempre da studi del laboratorio che quindi avrebbero dovuto sviluppare il tumore, inem no, per cui è stata la prima che ha detto: ma esisterà una connessione tra l'alimentazione e il tumore? È da questi studi che è partita, da questi esperimenti, e ha fatto una serie di protocolli alimentari, per questo dico interessante, e per prima è stata lei a dirci di quanto sono tossici. Tutti gli olli praticamente non vanno trattati, vanno usati solo a crudo, per cui nella nostra alimentazione non li facciamo cuocere, vero? Noi nel nostro corso segniamo tutto l'olio solo a crudo. Ecco, vedi qualcuna che dice sì, cambia la vita, cambiano i sapori, cioè si trasforma la vostra cucina, perché poi, come dico io, la salute è nel quotidiano, in questi piccoli attenzioni. Quindi soffritto non esiste, di che è soffritto? Metto un goccino d'acqua, se fa un sugo con pomodoro, con un po' di verdure, come fai a farlo? Che ci metti un po' d'olio anche, ma non senza buccino. No, niente olio, via l'olio solo, ascolta, spengo l'olio, lo metto, mi conosco nei corsisti, faccio, spengo e l'olio, ok? Quindi prima niente, quindi come faccio il soffritto, il pomodoro, il sughetto, tutto l'acqua, tutto e le spezie, ma non, ascoltate, non trabollito d'acqua, perché poi il problema è quello che dopo le cose perdono di sapore, sembrano tutte le stesse cose, no, sbiaditelle, e non ci piacciono. Io metto quel quantitativo d'acqua che è necessario per non far attaccare le cose, che quindi è un cucchiaio, o mezzo cucchiaio, sì, che bagni appena il fondo. Bravo,
questo dobbiamo imparare. Guardate che questo fa la differenza nei nostri. Però l'olio d'oliva biologico. Chiaramente l'olio che uso o uso solo olio extravergine d'oliva, premuto a freddo e via dicendo. Però i nutrizionisti adesso ti dicono che il soffritto fa bene perché va a stimolare il fegato. Ma il fegato ce l'abbiamo strastimolato di nostro con tutte le incazzature, scusate, perché il fegato è l'organo che armonizza le emozioni, abbiamo bisogno di andarla a stimolare. Quando sento queste cose, le diete così del fritto, no, io lo so, sta a noi la premessa che ho detto, e selezioniamo le informazioni che sentiamo, ci stanno, scusate, tante stronzate che girano. Diciamo che sono stronzate quando le sentiamo, così vediamo di non sentirle più. Un pacchetto e buttiamo. Però non è così facile. Io sono andata a vedere da una nutrizionista oncologa, proprio perché per necessità, e lei mi ha detto questo. Allora, dai nutrizionisti oncologi, scusatemi, insisto, non vi sanno dire cosa mangiare. Quelli hanno studiato come pazzi e continuano a studiare come pazzi tutte le cose. Ti pare che sono stati come me a vedere se mangio il frittino o se non faccio altro? Non è da loro, vengono ai corsi da me, vengono a chiedere informazioni da me. Perché andate a cercare da loro? Perché cerchiamo ancora mamma scienza che ci conforta. Su questo, se volete, sono in contatto col gruppo di oncologi che fanno un'integrazione tra le terapie tradizionali e le terapie vegetali, che ci dicono assolutamente che dobbiamo fare questa alimentazione, ma di questa alimentazione loro non ne sanno niente, ragazzi. Se li vedete, so così, con una panza così, ma va benissimo. Io non sono un'oncologa. Se vieni tu come paziente da me, io ti posso sostenere sull'alimentazione, sull'attività, dopodiché ti dico quella parte lì te la può dare l'oncologo, perché io non ho quella specificità, ma quello mi darà, non mi darà le ricette. Vi faccio un altro esempio, Colin Campbell, lo conosciamo tutti, meraviglioso, pubblica il suo secondo libro, Le ricette. L'avete comprato quel libro? Sì. State facendo qualche ricetta? Allora io dico, ma come mi è venuto in mente di andare a comprare quel libro? Io me la prendo con le persone per svegliarvi. Ma che un americano mi vuole dare libri di cucina? Un americano medico? Loro conoscono la teoria. Non è da loro che possiamo trovare questo adesso, poi le cose cambiano, evolvono, ok? Quindi oli premuti a freddo meravigliosi, sono una cura. Io insegno a mangiarli la mattina o con la budig o proprio a colazione sul pane, così la mattina togliamo tutte quelle zozzerie, fette biscottate, biscottini, piripipiripi, tutto via, bel pane fatto a casa. Un olio buono, un po' di limone, ragazzi, felici, contenti e in salute. E non ci stanno tutte queste storie. Io perché porta la cura bisogna cedere una fetta di biscotto. Allora diciamo. Allora le devo verità. Stare proprio. Ok, questo è il discorso. Vegani, vegetariani. Vedete che però... è abbastanza facile, poi non è così complicato. Dobbiamo togliere il di mezzo. E a proposito di oli, noi facciamo grande enfasi per l'olio d'oliva e facciamo benissimo. Siamo il paese di olio d'oliva, che pure con l'olio d'oliva non si sa bene che sta succedendo, e vabbè. Ma ci sono, come diceva Buddi, olio di semi di lino, olio di zucca, olio di canape, olio sempre di più. Quelli io dico sempre, compriamoli. Belli, come faccio a sapere quali sono i più buoni? Quelli che compro in frigorifero. Perché? Dai che lo sapete perché? Perché sennò si ossida. Bravissima, lo vedete che se iniziamo a metterci su funzioniamo bene. Compro quelli che trovo in frigo, piccolini, li rimetto in frigo, ma quando è finito quel tipo di olio cambio, me ne uso un altro. Addirittura me ne metto sul corpo, ragazzi. Più antiossidanti, vitamina E, anti-age per la pelle. Ma l'olio di girasole va bene? Certo. L'olio di? Ma comprando al supermercato? Chi gli risponde? Dai, anzi, risponditi da solo. Non c'è anche il supermercato? No.
Vabbè, se il biologico è, magari se è contratto, non è detto, non è detto chi vende roba, il prodotto, quindi non è detto, non è detto, ma io lo sforzo di qualità lo faccio, quindi io mi compro un olio biologico. Che costa? Che costa un po' di più. Andiamo. Sono troppo chiacchierona rispetto alle immagini. Quindi ottimi questi oli, e vi dicevo, ottimi come cura per la pelle. Io soffro di pelle secca, con una punta di acqua, lo sappiamo, su questi oli affinché possano essere assorbiti, e metto quelli. E quindi vedete che alla fine risparmio pure, se vedo il tutto. Io gesticolo, prego, prego. Aiuto! Oddio, Antonello! Vai sulla barra di lato. Vai sulla barra laterale. Ecco, scorrimento col mouse. Ok. Ah, ok. Sotto? Oh, alla freccina sotto. Vabbè, prima non me lo faceva. Beh, qui penso che c'ho poco da dire. Ci facciamo ridere? Qualcuno ancora beve il latte? Guardatevi, guardate quanto siete ridicoli. Bene, ci basta la voglia. Ci stanno qui che sono. Ci sta ancora. Ci stanno, guardiamoci quanto voglia. Siamo ridicoli, attaccati alla detta gente, della mucca, neanche di mamma. 70 anni che ancora beve il latte. Beh, insomma, penso che su questo c'ho poco da dire qua dentro. Direi di saltare. Ok, possiamo andare avanti. Ok. Hola. Allora, cosa mangiare, quindi? La seconda parte. Facciamoci queste domande. Cosa mangiare? Allora, i famosi criteri. Qualità, vedete, il numero uno. Oggi dobbiamo fare questa scelta. Se non la vogliamo fare, ci prendiamo cibo scadente, perché c'è una grande differenza di qualità di cibo. State viaggiando per l'Europa, state vedendo i paesi europei un po' più A, i paesi europei un po' più O. I paesi europei che hanno le macchine nuove, i paesi europei che hanno invece le macchine quelle riciclate. Idem per il cibo, eh? E tra un po' siamo noi, se non fosse per la nostra tradizione, che se beccamo il peggio del cibo. Quindi la qualità del cibo, secondo me, è qualcosa veramente di importante. Abbiamo uscito dall'Europa. Territorialità, chiaro. Più mi è vicino, più sono in armonia. Sono in armonia con la natura. Sono in armonia con il mio qui e ora. La territorialità ci dà tante indicazioni, spesso tanti principi sono giusti, ma se sto in piena estate in un posto di mare, che ne so, magari dovrò fare altre scelte anche alimentari, no? Adeguarsi al territorio dove siamo. Stagionalità, mi sembra evidente. Sostenibilità. Ecco, io per esempio sono una, ecco, vi parlavo di biosolidale, perché loro dietro il loro progetto hanno anche una scelta sociale. Io i miei soldi faccio attenzione a chi li do. Preferisco non incrementare le multinazionali e preferisco dare i soldi a piccoli produttori, a quello lì, quella famiglia, ma è carina, tutto sommato. Cioè, ci metto nel mio conto di scelta anche questo aspetto. È importante. A me dà una soddisfazione, penso che sia equilibrio, che questo sia armonia, che questo sia questo nutrire il tutto, come dicevo. Nel senso che anche fare la spesa è fatta di un sentimento e di una relazione. E prendo tutto di questo, metto in gioco tutto, perché tutto questo è nutrimento. Integralità, che voglio dire?
che dobbiamo smetterla anche noi di fare questi acquisti, tipo prendo il latte arricchito di alghe magari, no? Perché fanno le ossa più... o arricchito di quello... No, arricchito di che? Ogni cosa canta la sua verità, punto e basta. Cioè dobbiamo uscire un po' da questi modi che l'industria ci propone e che ci cadiamo pure noi, perché ripeto, ce li fanno proprio bene. Poi giustamente uno dice, ma che ne sapevamo, noi pensavamo che tutto funzionava onestamente. Però questo è un altro criterio, evitiamo noi questi acquisti, perché vuol dire che da qualche parte un alimento è stato privato di qualcosa, da un'altra parte un altro pure, e quindi come minimo ho due prodotti scadenti che girano acquistandone uno solo. È tutto lievito magro, visto, senza olio di palma. Mo' è tutto senza... loro captano subito qual è la cosa. Sono, io ripeto, bravissimi, un tempo mi arrabbiavo di questo. Adesso prendo queste cose proprio per guardarle e per dire quanto sono brava. Li stimo su questo aspetto, perché dico guarda quanto sono brava. Però non me ne frega niente. Non decido di investire. Lo sanno bene. Con tutti gli oli. E perché con l'integrale adesso? Adesso è tutto integrale. La storia dello zucchero già ci ha dato una bella idea su che differenza c'è tra integrale e integrale. Che andiamo a comprare Barilla integrale? Dececono glutine? È chiaro che non compro questo. Cioè, no? C'è sta l'elenco delle 7 case che fanno la pasta, ci cioè sono i metalli pesanti dentro. Quindi, su questo indubbiamente facciamo attenzione. Voi dite, ma guarda, ok, allora che dobbiamo mangiare? Io sostengo molto l'uso dei cereali integrali in chicco, ripeto, spesso sento questa battaglia contro il glutine. Mi sembra una follia, c'è glutine e glutine, il glutine è una parte interessantissima, a parte che è parte del chicco, lo vedremo. La cosa che forse non facciamo, perché tutti pensiamo di mangiare bene, ma nessuno mangia veramente bene, ragazzi, è usare veramente cereali integrali in chicco. Mi dite quali sono i cereali integrali in chicco? Farro, riso, facciamo parlare qualcun altro. Amaranto, miglio, quinoa. Io amo. Vabbè, poi hanno visto che non era pure quella un'altra sola. Diciamo che è sempre un grano un po' più nobile come il senatore Cappelli, quindi va bene che non lo introduciamo. Non crediamo più che viene direttamente da Tutankhamon, questa anche qui trovata manageriale fantastica, se vogliamo, però ok. Li mangiamo questi cereali tutte le settimane, li variamo? Ok. O dalla fine mangiamo sempre pasta? Perché qui che ci dobbiamo poi scontrare. Allora, prima di farci tanti cosi, iniziamo a vedere questi. Vogliamo avere qualche ricetta per questi cereali? Che cereali non mangiate mai, non vi riesce? Quello proprio dice me. L'ho fatto una volta, mi è venuto male. Poi questi cereali vanno saputi cucinare. Quando fate. Quando, scusate, scusate. Quando. Alzate la mano. Quando impariamo a cucinarli, sono anche molto più saporiti, convincenti, eccetera. Cereali precotti saranno meno buoni chiaramente di una cosa fresca, no? Mi sembra. Anche quelli biologici della chi sono precotti, nel senso che invece metterci mezz'ora ci mettono via, evitiamo questi ragazzi, evitiamo queste cose. Ragazzi, una questione di tempo, ma scusate, ma quanto ci metto un riso normale? La mattina ci facciamo la doccia, ci mettiamo almeno 40 minuti prima di uscire da casa, e in quei 40 minuti e cuciniamoci sto cereale,
Così arriviamo la sera, lo dobbiamo solo condire, oppure non ci siamo a casa, ci stanno, la ci stanno i figli, cioè è questo, ma non è che dobbiamo... Troppo cotti, se brucia, cioè per le proprietà, io li metto a bagno, non è li che tengo dobbiamo... 5 minuti e si soffrono. Non è che dobbiamo fare... Io li metto sempre a bagno. Volendo, ma se no non ce n'è neanche bisogno, ripeto, no, la mattina sono quello il tempo, quindi dobbiamo solo prendere mano, questo lo capisco, che mentre fare un piatto di pasta noi lo possiamo fare e nel mentre telefonare e fare altre cose, con un cereale che non abbiamo quella manualità, inizialmente ci fa paura e dobbiamo stare un po' vicino alla pentola, se no bruciamo, ma fatto quel po' di esperienza poi funziona, ah, non è che dobbiamo fare chissà che, quindi assolutamente questo è il consiglio. Dopo che lo cuciniamo, lo possiamo mettere in freezer nelle barattoline? Assolutamente, potete, se volete, farvi i pasti per, da portarvi poi in ufficio durante il giorno, perché è così che più o meno siamo abituati. Cioè, quelli in più si può mettere tranquillamente e surgelare, già condito anche. Ok, li possiamo surgelare e va benissimo, surgelando si perdono un po' di nutrienti, ma rispetto a tutta l'immondizia che trovo in giro sicuramente sarà meglio quello che mi porto, per cui io la sera lo tiro fuori dal surgelatore e il giorno dopo mi trovo un pasto decente da portarmi in giro, da lasciare a casa, è la vita che facciamo un po' tutti. Con i cereali vi serve qualche ricetta, qualche difficoltà? Dov'è il problema? Che ne so, di che dire? I cereali basta che uno prova a farli germinare, già vuol dire che se germinano deve sopravvivere. Vabbè, tanto, assolutamente, quello dovrebbe essere la prova. Pensate che compriamo proprio i germogli, quelli neanche quelli crescono, pensate un po' quanto è tutto morto, il cibo, tanto cibo morto. Allora, che vogliamo sapere lì in fondo, il pullman di ricetta? Qualche ricetta? Su cosa? Sul miglio. Miglio? Qualcuno vuole dire qualcosa sul miglio? Io ci faccio la cosa, lo metto al forno. Lo metto al forno? Lo cuocio prima, lo condisco con una verdura. State sentendo? E brava. Così anche la polenta. Brava. Il polenta, miglio e vabbè, farina di ceci e legume, un'altra cosa. Io mi farei invitare a pranzo dalla signora perché ha capito. Allora, il miglio è un cereale interessantissimo, no glutine. Nella medicina cinese ha una cura per chi ha problemi di stomaco e vi dico, provatelo. Mi sento strano, vi fate un piatto di miglio subito, tratan, come dico io. Vi sentite qui che lo sistema e lo tranquillizza. Non è buonissimo. No, no, è buonissimo, si vede che non lo sapete cucinare, pensiamo di sapere tutto, ma non è vero che sappiamo, non lo sapete cucinare. Allora, innanzitutto lo dobbiamo sciacquare e già lì ci si combatte perché è piccoletto, noi facciamo sempre vedere come sciacquiamo i cereali. Poi, il rischio del miglio è che diviene il classico pappone, come tutti i cereali. Che vuol dire se viene troppo pappone? Che fa schifo. Troppo. Anche il cane so mai. Bravi, stiamo diventando un po' più autentici, mi piace. Vuol dire che ci ho messo no, ha perso. Non a caso dico vado a pranzo dalla signora, perché ha già capito che il miglio, se è troppo acquoso e troppo pappone, lo metto al forno, perché il forno che fa? Asciuga. Oh, ok. Detto questo, di base, quali potranno essere i condimenti per fare un buon miglio? Latte. Latte noi non ne mangiamo. No. A me perché se volete un latte vegetale, ma l'associazione vegetale. Quello piselli, carciofi. Oh, sentite, già ci ha detto voi piselli, che è la stagione. Funghi e piselli. Sono freschi, adesso li troviamo freschi. Sono ottimi, voi non sapete come viene bene il suo miglio. Conditelo, insaporitelo, metteteci rosmarino. Tutti, io metto tutto cotto. Io faccio in genere a parte e poi unisco.
invece l'inverno, se ci metto i soliti broccoli, broccoletti, cavolfiori, li faccio cuocere nella pentola insieme al miglio. Sì, ma deve stare molle. No, 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 no. Il miglio è l'unico cereale che chiede. I cereali in genere facciamo una tazza di cereale e due di acqua. Il miglio invece ce n'ha bisogno anche di tre tazze d'acqua, ha bisogno di più acqua. Non va messo in ammollo, io non metto in ammollo nessun cereale. Quarto d'ora, 20 minuti, sì. Si deve essere asciugata tutta l'acqua. Continuiamo a asciugare, a girare finché non deve rimanere niente di quell'acqua, deve essere completamente asciutto. Lì dentro, bene, metterò, ho fatto funghi e piselli, ho fatto i carciofi, ho fatto... Butterò poi tutte insieme, se ho bisogno ancora di asciugare, a parte che se lo metto in una tegame così diventa già tipo sformato, che poi ve lo tagliate a fettinine, ma non sapete che buono, che bei piattini coloriti a fianco. Ciao Rosanna, mi sta venendo fa due legumi e viene un piatto meraviglioso. E aspetta, che era venuta un'altra ricetta bella bella per miglio, non me la sono dimenticata. No, condivido questa esperienza recente nelle cose al forno. Adesso ho sperimentato di mettere le verdure a crudo, tipo peperoni, basilico, o frullate o tagliate finissime e si finiscono. Se no, vi dicevo un altro metodo, se vogliamo. Per il miglio, più con la famiglia, più l'inverno con i cavoli, i broccoli, eccetera. Io metto il miglio, lo sciacquo e lo metto a cuocere. Una tazza di miglio, tre di acqua, lo metto a cuocere. Mi preparo le verdure che ci voglio mettere, mi pulisco il cavolo, tempo che ho lavato, sciacquato, lo metto dentro, un po' di curcuma, una bella radicetta di curcuma fresca, un po' di pepe, un po' di spezie, un po' di... Spengo il fuoco, metto l'olio, fatto, uno sformato di miglio, mezzo chilo, potete far mangiare una famiglia di 6 persone, oppure vi preparate minimo 5 pasti da portarvi.
in ufficio, al lavoro, eccetera. Senso, la curcuma si è meglio prendere proprio fresca. Io preferisco chiaramente il fresco, ha un valore nutriente nutritivo più interessante di qualsiasi processo trattato. Siccome adesso si trova, me la compro biologica, si coltiva la curcuma. Adesso è primavera, se avete una pianta di curcumina, una radice di zenzero, che lo fanno se sono fresche e se sono biologiche di buona qualità, tutte quante si vede che con l'attività della primavera, se sono alimenti che hanno ancora un po' di nutriente, io lo metto dentro, certo è una radice, lo metto dentro la terra e quella piano piano cresce, ci vuole una sole, pianta bellissima, non troppo, metà e metà, tanta acqua soprattutto, quindi curcuma sì, meglio fresca, se è biologica, come per lo zenzero sano che compro, che costa, me lo gratto con tutta la buccetta, sciacquo bene e gratto dentro. Io per non fare cuocere troppo, spengo quando ancora non è del tutto cotta, poi prendo una coperta, la metto di sopra e col calore la finisce di cuocersi. Anche? Poi il miglio si asciuga, basta tenerlo brevissima, basta tenere con il coperchio chiuso che finisce anche di asciugarlo. Qualcos'altro volevate sapere? Qualche altra ricetta? Sì. Qualche cereale che non mangiate mai perché non sapete come mangiare? Il cereale che abbiamo comprato in semolino? Sì, di miglio e di ceci. La farina di miglio, la farina di ceci. La farina di ceci te lo fanno loro il coro. Ah. La usiamo, diciamo, per fare una frittata noi. Fai come una pastella con acqua e olio, nel caso, brava, tipo panelle. Oppure io che faccio? Quando mi faccio il brodo vegetale, le verdure col brodo vegetale, la farina di ceci la faccio pastella col brodo vegetale. E le verdure del brodo vegetale le metto dentro, viene una torta di verdure che ci metto un po' al forno perché è molto liquidosa per cuocere, però viene bellissima, 30 ci gratto la solita curcumina che dà molto più idea di frittata, di tortaistica, e viene benissimo. Non al forno, fare la frittata con le verdure crude, diciamo. Cotte in pochi minuti, quanto deve cuocere per fare la frittata? Allora, vuole sapere la frittata o le verdure? Che vuole sapere? Fare la pastella con la farina di ceci e poi metterci la farina di ceci. Noi consigliamo di cuocere un po'. La farina di ceci non è una cosa che andrebbe mangiata cotta poco, perché il ceci richiede un po' di tempo di cottura. Però in linea di massima, per quanto riguarda tutte le verdure, io come metodo in genere do il metodo della scottatura, quindi cuoce pochissimo, non perde vitamine, non perde niente. Un po' d'acqua. Niente acqua, l'acqua solo se necessario. Diciamo che nelle verdure i criteri per mantenere al massimo le proprietà, da cosa cambiano? Dalla temperatura, quindi che tipo di temperatura usiamo, dall'acqua che metto, ma anche nel lavarli, nell'asciacquarli, questa abitudine di mettere verdure 2000 ore e già li facciamo perdere tanti nutrienti così. Se mi compro una verdura biologica, io ci credo, ci spendo per comprarmi il massimo, non la faccio stare 2 ore là. Quelle in busta, anzi, la sciacquo, ma lascia perdere, no. Ma scherziamo, e quelle vegane, quelle biologiche sono tutte no. Allora facciamo la differenza, tutto ce lo chiamano le verdure, è tutto vegano e tutto biologico, è chiaro che una verdura in busta sarà molto più trattata, no? Cioè, sì, vabbè, se, ho capito, però quelle fate corse, le fate insalata, credi, una volta te la farai così, una volta, cioè ragioniamo e comunque diventiamo consapevoli di quello che facciamo.
Quindi usare sciattiamo quella in busta? No. Assolutamente sì, se te la mangi, no, se la comprate, sì. E loro dicono di no. E loro dicono di no. Io non mi fido, quando la compro la sciacco, per questo non la compro, perché tanto faccio prima lavarmi le tovaglie di insalata. Quindi io questo. No, se si vede il consorzio è spaventoso. No, è spaventoso. Allora, cereali, quindi che altro mi chiedevate? Di sapere qualcos'altro ancora sui cereali? Amaranto, ok, amaranto e quinoa sono abbastanza simili. Che allora abbiamo fatto una domanda, poi dopo rispondiamo alla sua. Come lo cucinate questo amaranto e quinoa? La quinoa mai fatti, vedete? Oh, uguale agli altri cereali. 20 minuti a mollo, 30 minuti a mollo, poi non hanno bisogno di ammollo. C'è scritto. No, non hanno bisogno, non è necessario. Poi se volete metterli in ammollo lo mettete, ma non è necessario l'ammollo. Spesso questi consigli sulle cose vi portano proprio fuori, però guardateli e va bene. Prima di tutto, specialmente la quinoa va lavata benissimo, va stralavata la quinoa, perché sappiamo che contiene delle saponine, che sono delle sostanze che possono essere un po' irritanti per lo stomaco. Quindi se sugli altri cereali, diciamo, va più bene sciacquarli, non sciacquarli, ci stiamo chiedendo un po' quello che dobbiamo fare, la quinoa la dobbiamo lavare benissimo. Ci dicono le brave casalinghe, scusa, le cuciniamo come fai il couscous, come fai altre cose, eccetera. Vi do una ricetta che noi insegniamo sempre al corso, perché è una ricetta andina facilissima, dove cuciniamo la quinoa a parte, solito metodo, una tazza di quinoa, due di acqua. Nel nostro, nel mio metodo che insegno nei corsi di cucina, quindi io l'acqua non la butto, perché mi sto comprando il cereale integrale, biologico e tutto, l'ho lavato tutto, vi insegno proprio a cucinare nella stessa, nella proporzione giusta, perché così non butto niente di acqua in quel cereale, quindi è proprio ricco e veramente nutriente. Poi che ci aggiungo? Ci aggiungo un trito di prezzemolo, e la ricetta originaria sarebbe un trito di arachidi, noccioline. Anacardi viene più delicato. Ma insieme, tutto insieme. Ma ragazzi, viene buonissimo. Quando feci una conferenza qui, infatti l'avevo fatta in diretta, l'avevo preparata e fatta assaggiare. Ho capito il discorso dell'acqua, scusa. Qual allora, l'acqua che non butti? Dei cereali, cioè facendo in proporzione, non è che scolo. Non è che io faccio cuocere il riso e poi lo scolo e è. Metti l'acqua precisa, qui non la butto mai. Oh, mettiamo quell'acqua che l'acqua che va necessaria per far cuocere il cereale, perché così mi mangio tutto. Sulle confezioni c'è sempre di più di acqua. Ma ripeto, facciamo come gli oncologi, ma quelli non cucinano, ragazzi, non vado a chiedere a Campbell la ricetta. Non ha cucinato mai, è preferibile mettere un po' di acqua bollente a parte. Così anche per le legumi, le lenticchie, per esempio, è meglio parlare tutto. Si stacca poi. Non sempre, delle volte sì, delle volte. Noi esageriamo sempre sull'acqua e dei legumi, sull'acqua dei cereali meglio. Chiaro, poi questa ricetta ce l'ho pure nel sito, insomma. Ecco, provatela, questa è tipica andina ed è saporita, buona, una cosa carina da portare anche a una cena. Insieme e poi quando lo fai cucinare? Non deve cuocere. Scusate, allora mi state sentendo, se no faccio fatica e si vede che siamo a posto. C'è una che fuma. C'è una degli alicieni che sarà seduta dietro. Ci sentiamo sotto il fumo dentro. C'è Franco, ci ha pensato Franco, va. Ok, allora. La ripeto questa ricetta della quinoa, che vi siete un po' distratti, e poi andiamo avanti. Quindi abbiamo detto, facciamo, sciacquo, lavo bene la quinoa. In genere vendono il mezzo chilo, 400 grammi, bianca, mista, rossa, va bene, nera, i vari colori di quinoa, va bene per tutti.
la lavo, la sciacquo bene, la cucino nel rapporto, una tazza di quinoa, due tazze di acqua. In un quarto d'ora, ma proprio vogliamo esagerare, 20 minuti e non sarà un minuto di più, è cotta e completamente asciutta, zac. Nel frattempo io avrò preso del prezzemolo, tanto, e delle arachidi, 3 etti e mezzo, almeno la metà, le ho tritate, spento il fuoco della quinoa, butto dentro, aggiungo un goccio d'olio, non deve cuocere. Facile, pratica e buona. Perché non venite a fare i corsi a imparare come si fanno le cose e smettiamo di sapere tutto e ci smuoviamo veramente alla ricerca di... Perché tante cose sappiamo, ma tante, ha voglia a scoprirle, le dobbiamo proprio scoprire insieme, non le so neanche io, tante cose cambiano e qui dobbiamo essere aggiornati. Fantasia. Beh, vabbè. È la cosa che adoro di più, i cereali è sempre il mio appuntamento preferito. Perché? Perché così ci ricordiamo appunto quell'aspetto filosofico di cui vi ho parlato dall'inizio. Cerere è l'idea dell'agricoltura. Bravissima, Demetra per l'antica Grecia. E che si diceva l'agricoltura appunto era al limite, al confine con la divinità, con la religione, con la filosofia. Che onore, che cultura, dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Una domanda? No, volevo sapere il prezzemolo, si può mettere anche nel riso? Certo, se ti piace. Il chicco perché integrale? Perché contiene tutto. Per quanto tempo, almeno per 50 anni, abbiamo tolto la crusca, beati stupidoni, e poi ci andiamo a comprare i prodotti arricchiti di crusca e li paghiamo di più. Che furboni. Poi siamo tanto a vedere se è biologico, costa di più, ma dai, facciamo ragionamenti diversi, iniziamo a prendere in mano queste situazioni. Questa famosa parte colposa è qui che è il famoso glutine, abbiamo sfruttato sempre solo questo, è il germe. Come mamma vuole, come natura vuole, il chicco tutto va mangiato, tutto. Perché quello sì, no, quello no. Voi siete già donne che si vede, che conoscete le verdure, ma ai nostri corsi vengono tante ragazze giovani. Ci credete che le devo insegnare a pulire le verdure, non sanno, e buttano tutto? E sono terrorizzati perché no, ci vuole tantissimo pure lì. Perché non abbiamo un po' di manualità. Oggi abbiamo questi meravigliosi coltelli di ceramica. Si tagliuzza tutto come ci pare, che è un piacere e quasi pure un divertimento. Dov'è il problema? Ok. Legumi, torniamo ai legumi. Ce li siamo dimenticati, cibo da poveri, non ne abbiamo più voluto sapere. Questa è la verità. L'Italia è ricchissima di legumi, con una territorialità e una varietà pazzesca. Quando viaggiamo andiamo a cercare queste cose. Così, ma qui c'è un piatto vostro? Guardate che le persone gli fa piacere tirare fuori il loro piatto, il loro legume, la loro polenta fatta di cereali e legumi. Troviamo delle cose fantastiche se veramente noi ne siamo alla ricerca. Legumi, problema aria, chiaramente. Approfittiamo di questa stagione che abbiamo tanti legumi freschi e che non creano quelle difficoltà, per cui dicevamo i piselli, ora arrivano i borlotti,
i fagioli corallo, fagiolini e tutte queste famiglie qui. Un buon momento per avere una buona ricchezza di legumi. Scusa, per associare le associazioni, per esempio i legumi, con che cosa è meglio associarsi? I legumi sappiamo che li associamo con il cereale. O meglio, se volete come mangiare, prendete il vostro piatto e almeno per il pasto centrale, diciamo, quello che per voi è il pasto più importante, immaginiamo di dividerlo in tre. Una parte cereale, una parte legume, una parte verdure, considerato che verdure potranno aver condito anche il cereale o posso partire anche prima da un crudo. Quindi verdure crude o cotte? Addirittura se vogliamo fare un pasto ricchissimo mangeremo prima verdura cruda e poi questo piatto anche con le cotte. A cena più leggerini, cereale e verdurina un po' di meno, questo mangiamo. Cioè vedete quanto ci abbiamo da abbinare, da fare, da variegare? Mescolare i legumi va bene o no? O una volta? Mescolare i legumi, meno mescoliamo i legumi meglio è. Sarebbe meglio separato, cioè oggi una cosa, poi un giorno una legumata, un misto fa pure bene. Però in linea di massima sarebbe meglio non mischiarli, separarli. E invece mescolare i cereali perché... Stesso discorso, se possiamo separarli meglio. Se possiamo addirittura due volte a settimana però riuscire a stare non glutine, va bene. Eh? Ok, questo per chi ha già realizzato di mangiare cereali, per chi sa già un bel passo di alimentazione, di consapevolezza, che conosce tutti i cereali, che quindi sa. Per come siamo adesso, se vogliamo viaggiare tranquilli e sapere che non avremo problemi andando avanti, due giorni ci diamo regola di non glutine, così facciamo un'azione preventiva. Ma se mangiamo con variabilità questi cereali, viene da solo e neanche ce ne accorgiamo, eh? Ok. Posso fare una domanda? Prego. Ma il miglio e la cannoia, ha detto di non sciacquarlo, sono io, ha detto di non sciacquarlo dopo, l'amido che rimane, l'amido del miglio e della cannoia. Ma perché questa storia? Io questa infatti... Ma perché mi dovrebbe far male quello che è contenuto qui dentro? Me lo dite? Che... Anche nel riso, anche l'amido del riso? Certo, il riso integrale, vieni a assaggiare il riso integrale che faccio io, cara, bianco, senza neanche un filo d'olio. Io non ne faccio grande uso, ma perché mi devo andare a prendere un riso dalla Thailandia, dall'India, un riso basmati italiano, se è coltivato qui? Non si sa quante varianti noi abbiamo di riso. Allora, un basmati, un thailandese, anche bianco, una volta me lo mangio, ma più perché va di moda o mi piace, ma se lo cucinate veramente, sentite quanto è buono il bel chicco integrale, quanto è buono, non se ne può più fare a meno. Quanto è pieno, quanto... Io lo do come dava un tempo le cure della macrobiotica tutti i giorni, penso un po'. Va bene, senza troppo esagerare, amaranto e quinoa senza troppo esagerare. L'abbiamo detto, uno di acqua, una di riso e due di acqua. Per i cereali, sì, per i cereali in genere il rapporto è 1-2. È più il miglio che ne chiede di più. Prendendo un po' di salmone invece dell'acqua semplice. No, è questo, togliamoci questa testa qui, è questo quello che poi ci rovina, questa sensazione che devo, per avere un cibo buono io devo avere il massimo della qualità, il massimo della semplicità di cottura e voi avrete un cibo che non ci potete credere. Nel corso che facciamo qui, che cuciniamo su un fornelletto così, che siete 10-15 persone, che nel mentre parlo cucino,
alla fine, quando poi mangiare, io vedo la gente proprio non ci può credere, ma come hai fatto? Perché è fai decantare la meraviglia che è in quell'alimento, e dobbiamo sempre mettere qualcosa per. Noi siamo una società che non dobbiamo aggiungere alle cose, noi siamo una società che se vogliamo stare in salute dobbiamo imparare a togliere. Questo è il movimento che dobbiamo fare nelle cose. Parare a togliere, parare a togliere. Mangio tanto? Che devo fare? Sicuro di meno, perché se mangio meno, oggi, che siamo figli del consumismo, dave bello, magna mello de mamma che te fa bene, siamo diventati tutti obesi, siamo tutti dall'altra parte, il rischio per tutti l'altro, per cui oggi un consiglio che posso dare, nel dubbio, mangiamo meno. Per capire un po' quali sono i cambiamenti. Sono faticose queste cose, perché noi siamo stati cresciuti con tutto l'opposto. Con la frutta posso invece esagerare? No, tanto meno con la frutta, perché la frutta tende comunque molto all'acido. Quindi frutta ok, possibilmente lontano dai pasti, ma non esageriamo. Con i fruttariani, dopo te cade tutto quello che ha detto i fruttariani. Ok, non esageriamo, crea anche molte fermentazioni nella pancia, non è proprio nella frutta da esagerare, ma poi all'interno di questi alimenti va pure bene. Eccoli qua, frutta e verdura, variabili, colorate, ecco, facciamo in maniera tale di conservare il più possibile le loro proprietà. Le loro proprietà le facciamo conservare appunto se aggiungiamo meno acqua possibile, quindi a vapore sì, è dato come uno dei metodi migliori. Sinceramente io porto avanti il mio metodo della scottatura, che mi sembra ancora più interessante perché c'è ancora meno acqua. La scottatura, il metodo della scottatura. C'è una patena anche terrestre. Certo, un wok proprio come si usa nella cucina orientale, e si fa muovere, girare, 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 e quindi si cuoce così, senza acqua, senza sale, senza niente. E sentirete che buone le verdure, uno, e che croccanti, perché se veramente fate un'alimentazione vegana, ai nostri denti manca proprio mordere. Invece di essere nevrotici e fare finta che non lo sappiamo, allora è meglio che ci mangiamo una verdura croccante che fa anche sfogare questa necessità di mordere che è insita nell'essere umano, non è che possiamo negarla. Le patate sotto forma di purè vanno bene? Le patate, le solanacee, diciamo, in genere nell'ambito delle verdure, quindi pomodoro, melanzana, peperone, e un pochino le patate, diciamo non abusiamone. Sappiamo che possono creare reazioni, come dire, allergiche, proprio per le loro costituzioni. Per questo assolutamente le mangiamo solo con la stagione. Quindi le mangiamo assolutamente solo d'estate, proprio perché siamo in Italia, c'è il clima giusto, fa molto caldo quando le mangiamo, ma le lasciamo completamente d'inverno. Mica ci faremo tutti i giorni la pasta col pomodoro, che poi appunto allora diventiamo quei vegani che meglio se si mangiano di tutto, perché si fa quasi più danni così. Sto esagerando, ok, però attenzione, togliamoci questa abitudine del pomodoro, del sugo tutti i giorni. È buono, ok, siamo, però sono queste le cose più radicali che dobbiamo rivedere, perché sono queste che facciamo da 50 anni, sono queste abitudini che riperpetuiamo ai nostri figli. Allora noi pensiamo di essere evoluti, di aver fatto qualche trasformazione, invece il discorso iniziale che vi ho fatto non è proprio vero, perché la trasformazione mica è facile, tutti pensiamo di mangiare bene, ma poi quando venite a fare una consulenza ci accorgiamo insieme, ecco dov'è la fregatura, su questo devo proprio fare il cambiamento. E focalizzatevi per un periodo su quell'aspetto. Questo vuol dire stare in salute. Era quello che cercavo di spiegare all'inizio.
Scusa, l'inferno non si possono mangiare patate? L'inferno? No. Sapete qual è la stagione delle patate? Quando si raccolgono? Adesso si raccolgono. L'estate. Si conservano, ok, ne usiamo poche in genere, non tanto. Okay. Le patate un po' in più se vuoi, senza esagerare. No, dico d'inverno, non si possono... Te l'ho detto, un po' se vuoi, senza esagerare. Ah, un po'. Un po' che significa? Un po' ogni tanto così. Cioè che noi cerchiamo significa che quotidianamente ci mangiamo la verdura di stagione. Se quella non è di stagione, cerchiamo di evitarla. Un po' che significa che se una volta vado a cena fuori e mi hanno fatto la patata, me la mangio, non so dire, ah, no, 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 io la patata adesso fuori stagione non la mangio. La mangio. A casa non me la compro. Iniziamo a ragionare in termini pratici, che vuol dire? Ok, queste sono le malleabilità. Un po' vuol dire che mio figlio ti fa morire le patate, un giorno voglio proprio farla felice, guarda mamma che t'ha fatto, chilo le patate, ecco. Ok, cioè vuol dire dare l'eccezionalità della cosa, non averla ogni settimana. Ok? Mi mette la dura, brava. Bene, restando nelle nostre amiche verdure, sappiamo bene, oggi pure di questo avete notato, mi pare che ci hanno fregato pure questa cosa, nelle pubblicità mi hanno raccontato. Sì, non la sapevano, questo ce l'abbiamo da una vita. Qual è la grande potenza di queste verdure? Tantissima. Tanto abbiamo visto a proposito di acidità e basicità quanto sono alcaline le verdure, quindi quanto ci aiutano in questo senso. Per questo dico frutta, invece non esageriamo. E l'altra grande forza delle nostre sorelle verdure è sicuramente la presenza di questi famosi antiossidanti, cioè di queste sostanze che riescono a proteggerci praticamente da tutte quelle sostanze che sono reazioni chimiche e che potrebbero essere fortemente dannose per noi. L'essere umano non ha gli antiossidanti, il mondo vegetale sì, noi mangiando i vegetali riusciamo a prendere questi scudi. Per questo oggi si parla tanto di antiossidanti, dell'importanza, della loro forza antitumorale. Questi antiossidanti sono di vario tipo e i vari tipi, come facciamo a capirli? La natura ci dà tutti gli strumenti per capire tutti se noi nutriamo quegli strumenti. Qual è? Il colore. Il colore ci dice quale antiossidante serve. Allora, non è che noi dobbiamo studiare Cristantina, Licopene e via dicendo. Basterà solo il couscous, quando io faccio un couscous tutti, con che verdure l'hai fatto? Abbinate tre verdure di tre colori diversi di quella stagione e vi viene bellissimo, ricchissimo dal punto di vista dei nutrienti, perché la natura funziona così. Se noi siamo capaci di stare vicino a madre natura, se noi siamo sempre lì a puntualizzare tutto, la vita è faticosa, sì. Però questo vi voglio dire, là sotto c'è una difficoltà di altro ordine, non alimentare. Ok, quindi mangiamo a colori, divertiamoci a abbinare, vi faccio un esempio, proprio vedendo. Cioè a me tipo carote e zucca non le metto mai nello stesso piatto e so sicura che neanche a voi vi verrà in mente. Invece proviamo a abbinare un altro colore, dai, che sappiamo di mangiare sostanze diverse. Ok, e lasciandoci andare proprio da una vena quasi artistica, poetica, che è la nostra natura ne conterrebbe tanto anche di questo aspetto.
possiamo fermare. Bene, io gli asparagi me li mangio da soli, quanto mi piacciono. Sì. Da soli. Chiaramente. Quelli li fai a favore. Quelli li faccio sì con un po' d'acqua, li faccio con un po' d'acqua, me li mangio proprio interi, mi piacciono così. E se no, insomma, i soliti abbinamenti con i vari cereali, tagliati a pezzettini, potete fare tante cose meravigliose. Io adoro. Anch'io. E sono ottimi asparagi, carciofi, ormai stanno finendo i carciofi, sono degli alimenti poi particolarmente nutrienti e benefici. Per il nostro intestino, diciamo che sono ricchi di questi fermenti che arricchiscono la nostra flora batterica, quindi bene, alimenti preziosi, infatti adesso possono una fortuna, uno ce l'ha di comprare un mazzetto di asparagi, semi e oli e semi oleosi, caia, è la grande caratteristica di questa alimentazione. Quindi, ma vanno meglio semi di ghia, bacche di goggia? Ogni tanto ci stanno le solite mode. Ma devi un po' portare anche da queste mode, ci servono per conoscere semi diversi. Ma non è che sono più preziosi dei semi di girasole, di frutta secca o di tante altre cose tipiche già dalla nostra alimentazione. Ma lo macinato si possono mangiare, perché quelli piccoli piccoli li mangi così. No, i semi di lino passano senza... li devi tritare, se no passano senza tagliare. Quelli, allora, io nella nostra alimentazione, ecco, per esempio la Budvig ci dice di tritare tutto, freschi tutti i giorni. Un macinino da caffè per i semi ci fa bene, eh? Poi appunto uno fa questi triti e ci divertiamo un po', iniziamo nell'insalata, nei cereali, finché diventano il vero e proprio anche snack che ci possiamo portare in giro, forte, energetico, pratico, comodo, e ce lo portiamo dappertutto. Tanto semi oleosi quanto gli oli ad essi corrispondenti. Il discorso degli oli che abbiamo fatto all'inizio. Assolutamente sì, e il miglior momento è proprio la colazione, quando abbiamo tutto ben pulito, mettiamo un pezzetto di questo. Budvig ha insistito tantissimo, perché? Perché sono quelli che innalzano le difese del sistema immunitario, e oggi è questo il nostro grosso problema, alla fine di che moriamo, ci rimane altro che non di questo, per cui dobbiamo veramente aiutarlo questo sistema immunitario, quindi vanno mantenuti ben preziosi. Sentivo dire il sesamo, beh, il sesamo tra i semi lo conosciamo bene. Qual è la caratteristica del sesamo? Che cosa contiene di eccezionale? Il calcio. Che per di più noi che facciamo un'alimentazione senza latte e derivati, quindi ancora di più, l'olio di sesamo per esempio, molto interessante, è un olio che è stato da sempre consigliato nella cucina macrobiotica. Certo, non c'hanno l'olio di oliva, quindi non vi sto dicendo assolutamente di toglierlo, ma è un olio molto interessante, anche molto delicato, c'ha un alto tasso, insomma, e quindi è un olio che io vi consiglio di far girare la mattina tra gli oli alternativi. È un olio proprio carino, carino. Vale anche per i semi di sesamo, macinarli col macinino? Allora, dicevo, io chiaramente un macinino nella nostra alimentazione ci sta bene. Dei semi vanno assolutamente più tritati, tipo il lino. Il sesamo pure non sarebbe male, eh? E poi vediamo, magari ogni tanto invece lo usiamo a manciata. Perché puliscono l'intestino, interi? Sì, se ben masticati, cioè il discorso è questo, che l'altro grande problema, secondo me, vero, non è tanto vegano, è proprio la masticazione, eh? Noi facciamo un appuntamento dove io dedico mezz'ora praticamente e vi faccio capire che vuol dire veramente masticare. Allora, noi non mastichiamo,
Allora secondo me è per questo che oggi ci viene consigliato giustamente di tritare, perché è un lavoro che non facciamo più noi. Quindi rispetto a quei semi che invece tenuti in bocca, ammollati dalla saliva, che ha tutta una funzione interessantissima, attivati dai denti, da questo processo di macinazione, quello è l'altro grande problema dell'alimentazione. Noi siamo così tanto male perché non mastichiamo. Perché? Ditelo voi, l'avete ripetuto mille volte oggi? La fretta. Abbiamo sempre fretta. Questo più che tempo è abitudine, è solo abitudine, no, perché però c'è anche la variante della fame. No. Sì, infatti sono molto ma con tutto quello che ci abbiamo, noi siamo figli del consumismo, dobbiamo dire no, ma ancora queste fame. Quindi molto spesso ci viene oggi consigliato questo perché in verità non mastichiamo, perché secondo me invece anche i semi di lino, che poi sono non a caso particolarmente efficaci quando vengono messi proprio nell'acqua, se fossero ben masticati, ben tenuti in bocca e scendono giù con tutto quel bolo e con tutto quel liquido. Ecco, prima di fare tutto questo, che io faccio 3 volte al giorno, spero che non sia troppo, vanno lavati i semi. Io non li sto lavando, ma saremo pure a lavarli. Sì. 3 volte al giorno. Un cucchiaino prima dei pasti, 3 volte al giorno, e un cucchiaino di sesamo verde. Ma guardate che pacatezza che ha questa donna, perché guardate che quando riuscite a masticare tutto tanto nella bocca, voi non ci sarà più cosa che vi farà perdere le staffe. È un esercizio di vera meditazione masticale. Io dico sempre. Insomma, gli studi che mi hanno permesso di conoscere questo, che masticare è l'unico momento cosciente del mangiare, perché poi è tutto gestito dal sistema involontario. Allora, fare la spesa, scegliere che voglio mangiare è ancora un atto cosciente. Masticare, di fatto, è cosciente. Poi va tutto gestito dal sistema involontario. Quindi mettiamoci un po' di coscienza in quello che facciamo, cioè vogliamo mettere un po' di coscienza nella pratica, che è questa coscienza, masticare. Che tu che sta in fabbrica, che lavora 8 ore, che c'è un quarto d'ora, ma non è che puoi sempre fare, non è facile. O fare eremita o stai dentro il sistema. Quello che non possono fare lo faccio. Assolutamente, a me c'è gente che a tavola con me mi prende in giro, ma tu quanto ci metti? Io rido, mi prendono per ma che mi importa, ragazzi, quando è che usciamo fuori da tutti questi? Ed ancora, cosa mangiamo, come lo mastichiamo, quali sono i piatti, come in teoria andrebbe distribuito nell'arco della giornata, perché pure qui noi di cosa siamo capaci di fare? L'esatto contrario. Quindi, la mattina non si mangia, si lancia isterici, ancora dormiamo in questo casino, ragazzi. Ci facciamo così male, facciamo così male al nostro sistema di fondo, lo capiamo. I nostri figli, idem, li abituiamo a questo. Se svegli, dai, corri, 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 bambini a 2 anni sono già isterici. Dai, corri, 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 corri. No, la mattina, svegliamoci mezz'ora prima. Altro che non c'è tempo, ringrazierete, non vorrete più cambiare abitudini. La mattina è una gioia, quando facciamo il corso, Alessandro, diciamo sempre, preparate sti vassoi che noi teniamo sempre nella dispensa, con il barattolo di quello, di quello, di quello, tutto quello che vogliamo a tavola per la colazione, così tiro fuori tutto il barattolone, metto lì, ci sarà una tisana, quello che devo fare, eccetera. Un attimo di calma, stiamo passando dalla notte, dall'attività del sistema nervoso involontario a tutt'altra attivazione, ma gli vogliamo dare importanza, tempo, tranquillità? Ma se prima noi non facciamo queste distinzioni, allora siamo inglobati, allora non pensiamoci, scusate, sappiamo solo di essere inglobati più degli altri, con l'illusione pure di essere diversi. Ma dov'è questa diversità se non la mettiamo in atto in queste cose?
Allora, la mattina, mezz'ora prima, ricca, mi do la da tavola lì, sa. Ok, fammi finire. Sì. Proseguiamo, arriviamo al pranzo da principi e la scena dovrebbe essere da poveri. La mattina a che ora si dovrebbe... Ragazzi, che te devo dire? Sono la sveglia. In teoria, quando il sole si alza, ci alziamo anche noi. In teoria. Quindi vorrei chiedere dei dolci la mattina. Cioè, sempre è possibile mangiare il dolce la mattina? Allora, il dolce, cioè, in non verità... Cioè, non bianco. Cioè, quello che è eliminato. Allora, il dolce, in verità... non avrebbe motivo di esistere, nel senso che il dolce è in verità un carboidrato, un cereale. Noi quell'apporto lo prendiamo dal consumo di cereali. Se noi facciamo un'alimentazione a base di cereali integrali, ragazzi, la voglia di dolce passa. La voglia di dolce è legata a un corpo stressato. È un corpo stressato che ha necessità di avere un'energia immediata. Ma abbiamo visto, e ormai ce lo dice bene anche la scienza, che quell'energia immediata è una grande fregatura. Perché? Perché poi attiverà subito l'insulina, che dice troppi zuccheri nel sangue, tutti all'opera, e dalla sua attività riparte la serie di ormoni, tra cui anche adrenalina e via dicendo, per cui noi facciamo il solito picco di ormoni e di umore. Ho fame, ho tanta fame, non mangio niente, ho tanta fame, non mangio niente. Umorale com'è? Soltanto giù. Questo è fortemente legato a quello che stiamo mangiando. Gli zuccheri ci danno questo. Se la mattina ho voglia di un po' di dolce, ci prenderemo una marmellata fatta senza zuccheri aggiunti, quindi avrà quel po' di marcia di zuccheri della frutta, come la stessa crema pudding. Sì, contiene sia il frutto fresco, quindi lo zucchero di prima combustione, e poi contiene il cereale, il carboidrato, perché è quello che ci dà l'energia a lungo termine. Però questa cosa, il dopo, la sera un dolcetto, ma di che la sera un dolcetto? Ma chi ci ha messo in testa queste storie? Ma da dove vengono? Da quale mondo del consumismo, a cui noi a quelle cose invece gli diamo credito? Non c'è. Se facciamo un'alimentazione così, veramente non ha grosso motivo. E il dolce ce lo daremo nei giorni di festa. E così ridiamo onore alla domenica, ridiamo onore al piacere di fare una bella torta, ci viene pure la voglia di cucinare. Eh sì, perché una volta a settimana dici, ma senti, questo dolce con delle ottime farine, con degli ottimi ingredienti, ce le possiamo pure fare. Allora, il miele, a parte che ha una derivazione animale, quindi noi innanzitutto per rispetto di ciò che è animale lo teniamo da parte. È il vomito dell'ape. Da dove viene? Il vomito dell'ape. Ma scusate, è sempre una produzione animale, qui meglio che non rispondere. Il vomito dell'ape non lo voglio sentire. E quindi, è assolutamente una provenienza animale, cioè appartiene a quel regno, siamo noi che ce ne stiamo appropriando, quindi c'è una forma di rispetto nel nostro atteggiamento, nel senso che è vomito, se vogliamo vedere. Però non è il problema se... Però è buono come vomito. Prendi la salmonellosi col miele. Cioè il lavoro di un animale. Io lo vedo come un prodotto di derivazione animale e quindi per questo già lo lascio all'animale. Uno. Due, dal punto di vista nutritivo e nutrizionale, anche quello si definisce un prodotto abbastanza acido. Allora io dall'esperienza invece orientale mi consiglio il malto. Il malto è un prodotto dignitosissimo, prodotto millenario, usato da millenni,
e nasce dalla fermentazione naturale di un orzo, che vuol dire non solo è buono, dolcifico eccetera, ma arricchisce la flora batterica del mio intestino. E rivediamo, qui dobbiamo fare di tutto per aiutare, perché è qui che risiede la nostra forza immunitaria e quindi ci dobbiamo proprio dedicare con tutti gli sforzi. Questi bigotti non portano le difese della flora batterica, sempre consigliato. Anche perché voglio aggiungere una mia considerazione su sto miele. Oh, tempo il miele era poco, era potente, aveva... Quindi secondo me forse può valere la pena una tantum, se senti l'esigenza, fare una cura di pappa reale, ma allora a quel punto la decidi, può avere un suo perché, ha un suo perché, può avere una sua forza. L'ultima domanda? Faccio un esempio di colazione a pranzo e cena, ok, perfetto. Allora, colazione, pranzo e cena. Una colazione abbiamo detto la pudding, ok. Oh, ve l'ho detta, io lascio lo spazio al pane la mattina, biscotti, biscottini, fedè, via. Pane, olio e limone, brava. Oli, sbizzarritevi con tutti quegli oli. Una mattina ho voglia di dolce e ci metto su quel pane un cucchiaino di marmellata fatta come si deve. Ci metto il tahin, a proposito di sesamo, interessantissimo, quasi dolce per il mio palato. E la crema di mandorle è molto buona. Oh, ragazzi, guardate quanta roba mi state tirando fuori. Queste sono già 7 colazioni. Abbiamo nominato 7 varietà. Crema d'avena va bene? Una crema di avena. Delle mandorle. Ma certo, quando dico la budding voglio sintetizzare, lei che cosa ha messo? Frutta fresca, cereale, semi e olio e limone, il limone è ottimo la mattina, quindi ci siamo la mattina, bevande, tisane, tè, un latte vegetale se ci avete voglia. Il caffè non va più. Sappiamo che il caffè, non solo quello, oggi ci sono grossi problemi di tossicità con l'acrilamide, che si è visto che è una sostanza tossica che viene sviluppata proprio dai cereali a alte temperature e sembra che le maggior fregature le troviamo nei caffè, eccetera. Io sono ottimi anche i caffè d'orzo, ecco, quando facciamo i nostri corsi. Perché non c'è lì l'acrilamide? Caffè d'orzo. Di meno, molto meno. No. Ha un diverso principio, processo di torrefazione. Io li mischio insieme. Grandi. Bravissima. E quello è ottimo. Non so giù dove c'è mia madre. A seconda se viene torrefatto. Metà e metà, sì, bravo. La temperatura che prende qualcosa e quindi sembra rilasciare più sostanze. Poi, pranzo. Che ci facciamo domani a pranzo? Il riso integrale. Un riso integrale con gli asparagi, evidentemente, li abbiamo nominati per domani in questa stagione. Buonissimi. Le zucchine. Oh, un couscous con verdure e il legume del couscous per eccellenza, qual è? I ceci. O un hummus di ceci vicino. O se non vogliamo fare gli alternativi andiamo nella tradizione, pasta e lenticchie, cose, risi e bisi, risi, bisi e curcuma, usiamo una vecchia tradizione, ci mettiamo qualcosa di moderno, divertiamoci un po'. Senza dimenticare l'insalata. Assolutamente, facciamo partire da un crudo. Quindi siamo su quel piatto che dicevamo, un crudo e un piatto ricco e integrato di tutte queste tre cose. A cena? Un'insalata, un cereale. Se uno mangia solo frutta.
Ma chiaramente sentiamo anche, ripeto, mangiare poco va sempre abbastanza bene. Per la cena io consiglio sempre un crudo, vi ricordo anche i germogli se abbiamo voglia, sono carini, sono interessantissimi, si potrebbero autoprodurre, facciamo corsi anche su quello. Quindi un germoglio e, o comunque un crudo, ancora un cereale, se ne abbiamo voglia, una piccola dose. Io trovo molto interessante l'inverno la zuppa di miso. Non mi comprate le zuppe di miso liofilizzate, ecco, lì il discorso soia, sì, ma questa è una signora soia. Quindi fermentata, ricchissima, ottima per pulire sempre l'intestino, e quella ci metto anche due verdure lì dentro, spesso con un crudo, una zuppa di miso, se poi mi va c'è un po' di cereale, se no neanche me va. Peperoncino. Quella sì, è una spezia che possiamo tanto usare. E aggiungiamo un po' di noci, un po' di mandorle che fanno sempre. Le frutte, sì, quella va bene, grazie.